parlo c'è anche lui, sta... Ma volevo sapere io! Non potete allora, fatemi sentire il 24 maggio! Vabbè. L'esercito d'arresto deve raggiungere la frontiera e far contro il nemico la barriera. Tacete, bisogna andare avanti. Tacete, bisogna andare avanti. Viva il mondo. Signor pretore, ma dovrei dire come stanno le cose, vorrei deporre. Quando mi ricordo. Avanti, andiamo. Accomodatevi, prego. L'udienza inizia e do la parola al signor Giuseppe. Signor Giuseppe, di cosa si occupa nella vita, o meglio, di cosa si occupava? Io nella vita mi sono occupato, prima ero impiegato, dopo una volta che mi sono messo in pensione mi sono dedicato a questa tecnica che sarebbe, silenzio per piacere, fatelo parlare, che sarebbe la sublimazione dello zolfo, dove si ottengono dei risultati sbalorditi. La sublimazione la può realizzare solo chi è a disposizione la corrente elettrica. Scusi un attimo, signor Giuseppe, ci illustri l'argomento che l'ha spinta a venire qui davanti alla corte di Buffa. Mi prego cortesemente di stare zitti, se no sospendo l'udienza. Prego, signor. Per fare conoscere chi non conosce ancora questo procedimento chimico, va bene, che è la sublimazione dello zolfo, dove si ottengono dei risultati sbalorditi. Non ci sono malattie su tutte le colture, questo è in ambiente protetto, attenzione, pieno campo no, non si può fare. Non vi sbalordite, perché sta dicendo, signorelli, scusi, qual è il metodo per creare un pomodoro senza malattie? Il ripeto, è la sublimazione, però bisogna saperla fare, perché tutto è subordinato a certe tecniche. Se non si adottano quei sistemi giusti che come la legge stabilisce, non si può realizzare, perché non ci sono malattie e non si usano nemmeno medicinali. Quindi, sono medicinali. Ha senso solamente perché la sublimazione dello zolfo. Lo zolfo non ha tempi di carenza. Quindi il prodotto è commestibile sull'istante, non appena viene fatto il trattamento della sublimazione se lo può mangiare tranquillamente. Vi prego i commenti dopo, per cortesia, perché scusi se le faccio questa domanda, ma da lei vengono i vari agronomi per saperne di più di questa scoperta? Ma non è una scoperta, è un procedimento, un processo chimico che bisogna farlo con una certa razionalità. Sapere come deve funzionare, perché ci sono logicamente, come tutte le cose, i pro e i contro. Quando eravamo fuori da questa stanza, signor Eri, gli ho fatto una domanda e gli ho confidato che oggi ho mangiato 5 pomodori. Secondo lei allora io mi sono qua intossicato? Ma non è intossicato, perché il pomodoro basta che si rispettano i tempi di carenza, va bene? Debbono, perché tutte le indicazioni sono scritte sui fogli, sugli scatoli, dove ci si tempo di carenza è 15 giorni, quindi lei quel pomodoro lo può mangiare dopo i 15 giorni, ma siccome molte persone sono spregiudicate, specialmente quando il prezzo incomincia a salire, anziché far passare i 15 giorni, lo raccolgono magari prima. Scusi, aspetta, lì non è stato chiaro, scusi, no, veramente, è giusto che lo spieghiamo. Allora, io vado nel supermercato, mi vado a comprare una confezione di pomodori. Esatto. Nella confezione io trovo la scadenza, il periodo quando lo posso già mangiare?
Non lo trova lì, quelle indicazioni non li trova. No. Si deve fidare. Si deve fidare. Ma tipo, questo allora... è l'agricoltore deve avere una certa coscienza. Perché trattano il pomodoro fra due giorni con un insetticida che ha 15 giorni dal momento in cui viene trattato il pomodoro con un insetticida, debbono trascorrere 15 giorni prima che lo mettono in commercio. No. Ci sono quelli spregiudicati, dopo 4 giorni lo raccolgono. E quindi mangiamo veleno. È logico. Ecco. Allora dico, partono da questo principio. Tanto non me lo devo mangiare. Cosa, allora, un consiglio che lei può dare ai milioni che ci seguono. Se io compro, ve ne faccio un esempio, perché giustamente, banale, adesso dobbiamo spiegare. Oggi ne abbiamo 13. Se io per esempio compro il pomodoro oggi, è già una mia accortezza consumarlo dopo 10 giorni? Non è così. Io devi essere sempre il produttore, perché... E come fa a sapere se il produttore? Come fai? Se io lo vado a comprare nella bancarella al mercato? Ma il trucco è lì, veda. Tutto è impostato sull'onestà dell'agricoltore. L'agricoltore lo prende, lo porta al mercato e se lo compra, lo stoppa, lo mandano sui supermercati e cose. Lì non lo sa come realizzato. Se hanno effettivamente fatto trascorrere 15 giorni dal momento in cui hanno fatto... Ma trascorrendo i 15 giorni? Silenzio per cortesia! Tutti questi agricoltori che sono tutti in aula, trascorrendo i 15 giorni? Il prodotto è commissario. Allora, questo le volevo dire prima. Allora io lo compro oggi, mi assicurevo, magari che era già sicuro, posso passare... E già me lo sono più tranquillo. Si portano altri sistemi oggi che mi ma deve ricorrere per metterlo a mollo con la mucchina. Lo spieghi, lo spieghi. Con il limone. Lo spieghi, signor Sapone, Giuseppe. Lo spieghi. Tante cose. Che si possono adottare. Quale potrebbe essere la rivoluzione legata a questo prodotto, secondo lei? Non ci sono medicine. Non si realizza senza medicine. Tutti, peperoni, pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, la qualunque cosa si realizza con questo sistema. Allora, però deve avere una potente legge, però logicamente deve essere gente ordinata, perché tutto è subordinato che alla... all'ordine del produttore c'è tutto un procedimento. E allora, perché l'apparecchiatura produce del gas, no? Sì. Il gas che è cristallo di zolfo. Se la serra, perché questo avviene di notte, no? La serra è chiusa, i gas se ne vanno, perché lì non ci sono malattie, ripeto. L'unica è la malattia che è più... pericolosa per gli agricoltori, loro lo sanno, e la virosa. Con questo procedimento può tenere le porte aperte, le finestre aperte, la serra aperta, perché non avviene niente, non c'è virosa. Silenzio per cortesia, signor Giuseppe, io direi a questo punto di mandare una scheda per vedere cosa ne pensa l'agricoltore oppure il cittadino di Siracusa. A voi, regia Peppe Migliara, di mandare la scheda. È giusto mangiare il pomodoro che non ci sono pesticidi, oppure conviene mangiare quello con i pesticidi? Perché ci sono delle persone che sostengono che il pomodoro deve essere consumato dopo 15 giorni, è giusto? È biologico. Il pomodoro è biologico, è senza pesticidi, secondo me. Poi... ma come fa lei a capirlo se è biologico, due volte che lo compra al supermercato? Giustamente, uno dice anche alla pubblicità che fa nella televisione, sa com'è. Troppo quello, perché poi il prodotto loro lo lavorano fuori, non è che lo lavoriamo qua. Per esempio l'altra volta ho visto la televisione che ci leggono di Pachino, che ce lo pagano 20 centesimi al chilogrammo per non preferire lasciarlo nelle piante. Come è successo anche col grano, è successo con i frutteti e così via di seguito. È tutto il sistema che non regge, ci rende l'idea.
Lei quando va a comprare il pomodoro che fa? Lo guarda, guarda la confezione oppure... Noi qua in Sicilia problemi non ne abbiamo. Ma che sei? Sembra col pesticida. Il prodotto si vede. No, si vede, no, non vede. Se è trattato con i pesticidi come fa a vederlo lei? Vabbè, questo non lo so. Io soltanto vedo che c'è la produzione di Pachino. Sì. Tutto là. Lei, mi dica il suo parere su questa cosa. Ma in Italia non si capisce niente. Ci dovrebbero essere dei cartellini scritti, ma sono effettivamente originali oppure sono truccate? E siccome... Il pomodoro viene confezionato a fonte, questo di Pachino, no? Viene confezionato a fonte e poi c'è una distribuzione di tutta l'Italia. Una parte la confezionata a Pachino, porta a casa. Silenzio per cortesia, signor Giuseppe, abbiamo visto la scheda. Quali progetti hai in serbo per il futuro? Io ho questa competenza, sono 40 anni che io ho a che fare con questa cosa, quindi conosco tutti i sistemi, come viene realizzato. Se qualcuno volesse venirla a trovare, dove deve venire, signor? Deve venire a Cassino, sono visto a Cassino, vi faccio vedere come deve venire. No, no, in azienda, può venire in azienda. Non ci sono problemi, però mi fa piacere. Con appuntamento oppure direttamente può venire? Può venire. Con appuntamento dico? Ah, certamente, ovvio, perché io vado in giro. Allora dovremmo far passare in sovraimpressione se il regista ci accontenta il numero del signor Giuseppe Raieri, perché se qualcuno lo vuole contattare. Lei ci autorizza per mettere il numero? Perfetto, non perfetto. Ci sono problemi su questo. Allora, ricapitoliamo, signor Giuseppe, cosa chiede? Qual è il messaggio che vuole che esca, che vuole che esca da questo nostro incontro? Sì. Parli e non si... Silenzio per cortesia, se no io sospendo la seduta. Gli agricoltori... Se lo volete venire andare sì. A trovare, ci potete andare a Cassibile. Ma meno per fare mangiare il popolo pulito, sano, senza... questi insetticidi, questi anticrittogrammici e cose. Però, ripeto, non è un sistema che lo possono fare tutti, perché certo. Non tutti hanno la corrente elettrica, ma chi ha la corrente elettrica, io gli faccio delle prove in azienda, come voglio, gli faccio vedere cosa succede. Prima vengono a vedere come lo realizzo io e vedono qualche... Se il pomodoro l'uomo non, è difficile poterlo realizzare solamente con questo procedimento. Ma io amo 40 anni che ho a che fare con lo zolfo, perché tutto scaturisce dalla conoscenza dello zolfo. Quali sono le prerogative dello zolfo? La sublimazione non l'ho inventata io, l'hanno inventata i secoli fa. Tanto è vero che quello che vanno a fare a Vulcano, alcuni marci posti, è una sublimazione, è solforazione. Che meglio. Allora, che possiamo chiamarlo? Si combatte anche la bronchite, si combatte con la sublimazione. Cosa hai detto? Scusa, non ho capito. Silenzio, capo, mi fate ascoltare quello che dice. La bronchite, l'asma. Ah, la bronchite, sì. E l'asma. Con la sublimazione. Logico, ma dove vanno a Vulcano a fare questi trattamenti? È quello, serve a quello. Comunque, si sta dando lei delle notizie talmente interessanti che io sono convinto. Ma vede, non è che voi lavoro, la conoscono. Questo procedimento. E perché non lo stanno portando? Ma non lo portano perché ci vuole una certa competenza. E ci vogliono anche i soldi e ci vuole la corrente. Ma sta facendo delle cose che... dice? L'energia elettrica. La cosente che sì, l'energia elettrica. No, ci vuole l'energia elettrica. Ma perché scusa, non ce l'hanno quelli? Ma non è che ce l'hanno tutti. Non ce l'hanno tutti. Poi il costo di realizzare. Questo sistema per ottenere scusa, le piante perfettamente tutti sane. Signor Giuseppe, scusa, aspetta, dobbiamo fare per cortesia, vi chiedo cortesemente, perché questo è il passaggio importante. Silenzio.
Lei sta dicendo non tutti hanno la corrente elettrica, ma dove? Nei magazzini? Questo no, è... signora, questo è in, questa sublimazione, questo sistema si può realizzare solamente nelle serre. Dove c'è la corrente elettrica. Bravo, bravo, esatto. Certo, in pieno campo non esiste, non si può, perché è una cosa che si realizza e si ottiene in ambiente chiuso, ambiente protetto. Stop. Bellissimo. Il pomodoro viene prodotto nelle serre. Questo. Va bene. Io, signor Giuseppe, sospendo l'udienza. Chi vuole venire a vedere? No, scusi un attimo, non abbiamo finito. Io sospendo l'udienza e mi ritiro in camera di consiglio per deliberare, ma nel frattempo io direi al nostro regista Peppe Migliara di mandare un'altra scheda. Dato che lei volevamo sapere una cosa. No, per sapere se lei mangia il pomodoro inquinato. No. Cosa mangiamo, granate? Perché non mangio pomodoro? No, amore, non stai mangiando. No, ma l'ha mangiato prima. No, non ne mangio proprio da battuta. Ma perché? Cosa ha paura? Non ne mangio, no, per inquinare, non ne mangio pomodoro. Invece la signora? Mi mangio. Ma scusa, ma è viene trattato con i pesticidi, quindi come velenoso oppure secondo lei tranquillo? Sì, mi sento caldo, c'è bisogno di mettere l'atto avanti. Con io ho lavorato 40 anni in campagna, io lo saccio che cosa è, basta. E quindi una bella testimonianza ci sta dando lei, quindi è giusto, quindi non è buono mangiarlo così. Non è buono, che ci potremmo fare, tutte cose imbalanate su. Anche se uno lo lava, lo sciacqua, lo fa passare 15 giorni, come dice un esperto. Niente, ho 15 giorni. Una volta all'epoca era una volta da maniera che non ci mettevano la cuccia con cima. Ora ne prende carne tanto e diventa tanto e ne stiamo morendo. Silenzio e alzatevi perché leggo la sentenza, però prima di leggere la sentenza inviterei il signor Giuseppe Raeli se ha qualche altra cosa da dire. Si possono realizzare tutte le culture, pomodoro, sì, melanzane, cetrioli, peperoni, zucchini, Melone. Angurie, tutto. Patate? No, patate non si fanno in ambiente produttivo. Ah, tutto ciò che viene fatto nelle serre? Tutto ciò che viene fatto nelle serre. Nelle serre, perfetto. Il melone rampicante viene uno spettacolo perché le piante non si ammalano e producono il massimo. Il massimo si produce comunque. L'uva. Tutto si produce. L'uva che viene fatta. Anche l'uva. C'è il procedimento che si può fare la sublimazione. Perché lui viene coperto. Però c'è. Chi dice? A legge la sentenza? La leggo la sentenza, signor Giuseppe. Allora, visto che io non sono un giudice a tutti gli effetti, ma che rappresento in questo momento il volere del popolo, dichiaro che sarebbe opportuno che il governo si muovi per far qualcosa. Annacatevi! Il tasso di inquinamento dovuto all'uso smisurato di pesticidi mette a rischio la salute del consumatore. Pertanto si rendono proficui le invenzioni e le scoperte da parte dei privati. Volevo dire qualcosa. Il numero di telefono. No, questo poi ci parlerà, spenserà il regista, dopo lei glielo dà e lo metterà in sovraimpressione. Ha perso il filo? Chi vuole realizzare questo progetto? Ah, ecco la cosa importante. Vale. Che devi dire. Che vuole, Governo si deve interessare su questa cosa perché deve dare, perché c'è il costo dell'energia elettrica, di dare contributo a. Oppure ridurre l'energia elettrica. Perché si fa tutto con l'energia elettrica. E allora cominciano tutti a spaventarsi, che non è il caso. Non c'è motivo di spaventarsi, perché io so qual è il procedimento. Costa molto di meno di quelli che mettono in medicinale con questo sistema. Molto di meno. Perché lo zolfo costa 50 centesimi al chilo.
Quindi, siccome c'è tanta concorrente di queste società di energia, vi preghiamo, se ci ascoltate, di diminuire il prezzo. L'udienza è tolta. Oh, mi ritiro. Allora, no.